Pozziello, assessore alle politiche giovanili e dell'innovazione. Vorremmo rivolgerle alcune domande. Carmela, ti do del tu. Giovane e bella rappresentante istituzionale, responsabile per le politiche giovanili e dell'innovazione. Perché ospitare a Comune un seminario come questo? Quali opportunità di lavoro effettive e specifiche per le figure che studiano tale meccatronica? Allora, il seminario che ha avuto luogo oggi presso l'aula consiliare Manzi del Comune di Mercato San Severino, e ringrazio anche tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questo seminario, ha una finalità molto importante secondo me, perché avvicina i giovani a delle materie, delle discipline che diversamente non c'è un approccio, non può avere un approccio diretto. Per cui la meccatronica, che io stessa non conoscevo, come ho avuto modo di approfondire oggi, vede dei campi di applicazione abbastanza ampi, soprattutto per quanto riguarda la tecnologia, che permette ai giovani che si introducono e nello studio e nella professionalità di queste materie di avere degli sbocchi lavorativi importanti e non voglio dire certi, ma quasi, cioè chi si approccia a queste materie, queste discipline futuristiche, ha sicuramente maggiori opportunità, più opportunità di addentrarsi nell'ambito lavorativo e professionale. Chiaramente l'esempio che abbiamo dato oggi ai giovani è quello di approcciarsi alla vita non solo per quanto riguarda, cioè al termine degli studi, non solo per quanto riguarda le materie studiate, gli istituti superiori, perché questi seminari sono rivolti ai giovani futuri neodiplomati. Quindi oltre alle materie studiate, di allargarsi a 360 gradi, ed è l'esempio che ha dato l'ingegnere Negri, che mi fa piacere dirlo, a titolo totalmente gratuito ha prestato il suo bagaglio culturale, la sua professionalità ai giovani presenti oggi. Quali altre iniziative a Mercato San Severino da parte del tuo settore di lavoro? Come dicevo prima, appena accennato, ci saranno prossime sedute, seminari come questi, che toccheranno altre discipline, altre materie. Come dicevo anche ai docenti e ai professori presenti, che ringrazio per la sensibilità avuta, di poterci suggerire anche eventuali altre discipline che solitamente non vengono toccate. Poi altre attività in programma per quanto riguarda il mio assessorato, che è politiche giovanili, innovazioni tecnologiche e pari opportunità. Ci sono dei progetti in corso. Per alcuni è un po' prematuro parlarne, perché sono abbastanza ampi come discorso e di fattibilità non immediata, quindi non mi va di accennarne, però riguarderà molto i giovani e un probabile orientamento e inserimento al lavoro con tirocini e stage. Di prossimo adempimento è il riavvio del Forum della Gioventù. Ci saranno le elezioni per eleggere il nuovo organo consiliare di questo forum, che ricordo è un organismo partecipativo importantissimo per quanto riguarda la partecipazione dei giovani del nostro territorio alle attività degli enti che insistono proprio nella nostra Valle dell'Irno, perché mi piace pensare che il Forum della Gioventù di Mercato San Severino non si occupi solo delle attività della propria città, ma interrelato con una rete, appunto, un network tra vari forum della gioventù della Valle d'Irno. Perfetto, sì. E il forum, a questo punto approfitto, il forum è aperto ai giovani dai 15 ai 35 anni, l'iscrizione è sempre aperta e per chi ha ancora intenzione di candidarsi, entro il 21 di marzo può presentare la propria candidatura all'ufficio URP per candidarsi come consigliere al forum della gioventù. L'ultima domanda, un piccolo grande bilancio di questi primi 9 mesi al Comune. Devo dire abbastanza soddisfacenti, anche se un approccio iniziale per chi si affaccia alla vita amministrativa come me, che è stata eletta per la prima volta, ha rallentato un po' chiaramente le attività, perché avevo bisogno di prendere padronanza e delle materie da affrontare e degli impegni che erano già in corso nell'amministrazione romano, e ringrazio anzi il sindaco che mi ha
permesso di addentrarmi in questa avventura bellissima, perché ti rende responsabile nei confronti dei cittadini che hanno creduto in te. E un'avventura perché chiaramente è un'ottica nuova di modo di vedere da quest'altra parte che cosa si può fare per il prossimo. Grazie, cervello di grande cultura e di grande spessore, eccellenza di San Severino. Giampiero, ci puoi fare un piccolissimo tuo curriculum? Sì, mi sono laureato qui in ingegneria elettronica all'Università di Salerno e successivamente ho conseguito un master in meccatronica presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche e ancora successivamente sono diventato responsabile del progetto di ricerca e sviluppo per il Consiglio Nazionale delle Ricerche e attualmente sono responsabile di ricerca e sviluppo del settore meccatronico, in particolare sullo sviluppo di funzioni meccatroniche di sicurezza per CNH Industrial, la società del gruppo Fiat. E quali applicazioni concrete, future in generale, a livello nazionale o anche localmente a San Severino, produce questa tua materia, la meccatronica? Ci sono impatti e applicazioni praticamente in tutti i settori, a partire diciamo, dalle applicazioni in ambito autoveicolo, quindi sviluppo di sistemi automobilistici, per passare poi alle macchine industriali, non arrivare alla robotica, applicazioni più avanzate dell'intelligenza artificiale e nei sistemi biomeccatronici. Il futuro è meccatronica, la meccatronica è futuro, perché questo seminario? Quali scopi precipui? Quali profili professionali si possono creare? Allora, lo scopo principale, come ho detto anche durante nel corso del seminario, è dare un orientamento agli studenti. Gli studenti hanno partecipato a questo incontro, l'intenzione era quella di fornire agli studenti delle informazioni per poterli orientare nella scelta di un percorso di studi. I possibili sbocchi delle società che operano nel settore meccatronico sono variegati, c'è sia la parte tecnico-scientifica per gli ingegneri, sia la parte che cura gli interessi legali per i laureati in giurisprudenza, sia la parte che si occupa delle questioni finanziarie ed economiche per i laureati in economia. E invece per i laureati in lettere? Per i laureati in lettere diciamo che un curriculum importante e solido può consentire di accedere con esperienze però e specializzazioni anche successive in ambito business o management a ruoli manageriali all'interno delle aziende. Potrà portare la meccatronica a un qualcosa, un fatto di positivo per il nostro paese e anche per San Severino? Diciamo che le ricadute in tutto il mondo saranno notevoli. In Italia e in Campania ci sono già molte realtà che operano nel settore, sia aziende aeronautiche sia automobilistiche. Un primo esempio che mi viene in mente è la città di Melfi, che è in Basilicata, nella quale di recente ci sono state 1000 assunzioni tra tecnici, operai e ingegneri per la nuova sede, cioè la vecchia sede di Melfi, la società FCA, che sarebbe la nuova Fiat, ha effettuato queste assunzioni e prevede di sviluppare nei prossimi anni almeno 2 modelli di nuove autovetture. Per quanto riguarda la fuga dei cervelli italiani all'estero o anche al nord, tu cosa ne pensi? Ma io penso che comunque, come ho detto anche durante il seminario, le opportunità bisogna cercarle. Se le opportunità non sono disponibili a un passo da casa, bisogna avere anche la capacità e la volontà di andare a cercare più lontano. Quindi queste scelte sono alcune delle scelte possibili e se consentono a una persona di trovare una realizzazione, un'aspirazione, sono più che legittime. L'ultima brevissima domanda, tu avevi uno zio, Antimo Negri, famoso giuslavorista, filosofo del lavoro che ha tanto lustro da San Severino. Tu come ti sei rapportato, come ti rapporti ancora adesso a lui? Ma un sentimento di grande affetto e rispetto per... è una stima enorme per una figura notevolissima della filosofia italiana ed europea nel suo ambito e quindi non posso che ricordarlo perché ci ha lasciati più di 10 anni fa, non posso che ricordarlo con grande affetto e